Buonasera telespettatori di ATV, ben ritrovati, nuova puntata di Daedalus in studio questa sera per parlare, per celebrare a nostro modo anche noi il giorno del 21 di aprile, la liberazione di Bologna. 77 anni fa le prime truppe polacche entrarono da via Mazzini, da Porta Mazzini, entrarono in città e di fatto liberarono la nostra città, liberarono Bologna dall'occupazione nazifascista. Finì di fatto così la seconda guerra mondiale per tutti i bolognesi. Per farlo in studio ospiti tra storici, esperti di rifugi, creatori di musei, fotografi, ne abbiamo di tutti i colori questa sera con noi e li ringraziamo. Comincio con Vito Paticchia, storico. Ciao Vito, grazie Ciao. Di essere qua di nuovo a Daedalus. E poi abbiamo Arturo Ansaloni del Museo Memoriale della Libertà. Ciao Arturo. Buonasera grazie. A tutti, grazie. Grazie buonasera. Per essere qui. Alla mia sinistra, lo conoscete per averlo visto spesso con me in cunicoli e sotterranei, Massimo Brunelli di Bologna Sotterranei. Ciao Massimo. Ciao. E a fianco a lui invece lo abbiamo sentito recentemente perché ha pubblicato una serie di foto o di rielaborazioni fotografiche, per meglio dire, molto interessanti e inerenti anche a quello di cui parliamo questa sera, Fabio Franci. Ciao Buonasera. Fabio, benvenuto. Allora, Vito, cominciamo da te per ricordare insomma a tutti quelli che ci seguono da casa, a tutti i bolognesi, che cosa accadde quella mattina, era mattina, no? Del 21 aprile del 45 a Bologna. Sì, fu la preparazione dell'ingresso, fu il giorno dell'ingresso delle truppe alleate nel cuore della città, ma la preparazione c'era stata già da qualche giorno. La preparazione consistette in un accordo tra le truppe alleate, i comandanti alleati e i tedeschi perché evacuassero la città senza che ci fossero combattimenti. E questo salvò quello che era rimasto della città, perché la città era stata abbondantemente bombardata e fatta oggetto di attacchi aerei perché Bologna era uno snodo stradale e ferroviario straordinario, non solo, ma anche un'area industriale di cui si servivano i tedeschi per portare avanti e continuare la battaglia su questo territorio. Quindi la sera i tedeschi avevano già iniziato ad uscire dalla città senza essere attaccati dai partigiani, perché l'accordo era quello. E la mattina entrarono per primi le truppe polacche, perché l'accordo tra gli alleati era anche quello, cioè ogni ingresso in una città veniva dato l'onore a una truppa per come riconoscimento formale dello sforzo bellico che loro avevano effettuato. E dei polacchi abbiamo anche il cimitero, polacchi, certo. Appunto accanto proprio al museo memoriale di cui parliamo tra poco. Dunque non si combatté per le strade di Bologna, almeno tra l'esercito alleato e quello tedesco. Ci furono però prima, sappiamo, le battaglie dei partigiani, le battaglie di Portalame, insomma ce ne furono parecchie. Quelle parliamo dell'autunno, dell'anno precedente. Quella è un'altra fase storica della guerra, della condizione della guerra, ed è legata alla mancata liberazione di Bologna, che doveva avvenire nei piani alleati nell'autunno, nel settembre-ottobre del 1944. Fallì per varie ragioni. Fallì perché le perdite alleate erano state eccessive, erano state decimate alcune divisioni intere, soprattutto nella battaglia per avvicinarsi a Bologna e soprattutto per conquistare Monte Battaglia, fu una delle più cruente. Altre perdite molto forti furono nella zona di Monte Grande, Monte Cerere e Monte Calderaro.
queste perdite si aggiunsero all'arrivo del cattivo tempo. Quello fu la, come dire, il colpo finale che impose a Clark di arrestare l'avanzata su Bologna, ma nel frattempo c'erano stati gli accordi perché i partigiani confluissero nella città, radunandosi in quello che era rimasto dell'ospedale maggiore, fra le rovine dell'ospedale maggiore. Centinaia di partigiani erano confluiti nella città per un'operazione congiunta tra attacchi all'interno della città nei confronti dei tedeschi e arrivo degli alleati dall'esterno. Un po' quello che era successo anche in altre città, soprattutto nella zona di Ravenna, che era stata poi fu liberata in questo modo, cioè attacco da parte dei partigiani di Bulov e subentro da parte alleata. Ecco, a Bologna questa operazione congiunta fallì per queste ragioni e i partigiani non riuscirono a resistere, a non farsi riconoscere per lunghi mesi, perché avevano iniziato già a confluire dal mese di settembre. Quindi per oltre 40-50 giorni centinaia di partigiani chiusi nelle viscere, fra le rovine dell'ospedale maggiore, che dovevano essere riforniti. Che non era dove è oggi l'ospedale maggiore. No, l'ospedale maggiore è dove c'è attualmente il palazzetto dello sport. Esatto. Il Paladozza era tutta quell'area lì, era l'ospedale maggiore, in via Rivareno si affacciava l'ingresso principale, era stato completamente distrutto. Fra le rovine avevano trovato rifugio i partigiani, che però la mattina del 7 furono scoperti, iniziò quella battaglia famosa. Che durò 5 giorni? No, durò l'intera giornata. E al calare della sera i partigiani riuscirono a rompere l'accerchiamento e con l'aiuto di bombe fumogene, ma soprattutto utilizzando i canali sotterranei, riuscirono a scappare e a portare via anche i feriti, tra l'altro. I feriti che poi qualche settimana dopo furono catturati in altre zone della città. Quindi insomma diciamo che dopo la battaglia di Porta Lame i bolognesi hanno dovuto aspettare un altro inverno prima finalmente di arrivare al 21 aprile. Di sacrifici. 21 aprile del 45, Arturo Ansaloni, giornata in cui suo padre cosa faceva? Perché bisogna spiegare insomma Arturo Ansaloni intanto di chi è figlio. Ecco. Sì, ho molto piacere il racconto di Vito, che mi fa sempre piacere sentire così precise queste cose. Assolutamente, è uno dei migliori conoscitori assolutamente. È praticamente quello che lui ha raccontato. Mio padre nel 2000, insieme a Vito assolutamente, è stato fatto questo museo, diciamo, che riguarda proprio la liberazione del 21 aprile. Certo. E è stato fatto proprio nel 2000, perché Bologna era capitale della cultura in quel periodo, e c'era stato questo congresso prima dove si spiegavano le nuove tecniche museali, e quindi convito mio padre e altre persone, Michelini, William De Lampi, grande partigiano, certo, di Bologna e amico, si è voluto fare questo museo, mio padre soprattutto anche per onorare suo padre e anche tutte le persone che lui aveva conosciuto che erano cadute durante questa guerra e questi combattimenti. E mio padre è testimonio giovane, però era con la foga della notizia, che poi gli era stata tramandata da suo padre, del documentare. Quella mattina si trovava in via Rizzoli con la sua macchina fotografica, presto, perché era stato avvisato abbastanza presto da una staffetta partigiana, dove sono nato poi anch'io, in via Oretti al 14 a Ponte Vecchio, che c'era qualcosa che capitava, e quindi lui prese la bicicletta e se ne andò in centro a fare tutta quella serie di fotografie che conosciamo, che ne hanno fatte anche altri, gli americani, però lui era lì in questo frangente e ha documentato l'ingresso proprio dei polacchi che entravano, e abbiamo delle foto e dei filmati, quindi foto e infatti filmati. Alcuni dei filmati probabilmente che vedete scorrere questa sera sono del papà di Arturo Edo, insomma. E appunto raccontava che
Come diceva Vito, non ci sono stati combattimenti, però i soldati polacchi, che furono i primi a entrare abbastanza presto, entravano guardinghi, perché insomma non erano non così, non si sa mai. E quello che lo dicevo stamattina col nostro sindaco, che ci ha fatto, che è venuto, esatto, da Soldo, ci ha fatto un regalo meraviglioso, a visitare con tutta la giunta il museo. Quello che ricordava mio padre, che faccio fatica però io a capirlo ancora bene, è che la gioia più grande di mio padre, che è morto a 95 anni, pochi giorni prima di morire, ricordava che il giorno più felice che ha avuto nella sua vita è stato il 21 aprile del 45. Faccio fatica, Vito, a pensare che un uomo che tu hai conosciuto dicesse questo, per capire quale poteva essere, forse d'animo. Non riusciamo a capirlo bene. Lui dice, dopo anni di quello che vedevamo, rastrellamenti, bombardamenti, difficoltà, fucilazioni, privazioni del cibo, tutta questa roba qui, quella mattina era finito tutto. Cioè c'era questa gioia infinita, la liberazione. Cioè, stati d'animo. Bravissimo, cioè che fa... E non è facile immaginarsi il sentimento della liberazione, no? In questo, certo, periodo anche così. Però lui ricordava questo, e nel museo che tutti possono venire a visitare manca questa scena del 21 aprile, che però faremo. E quindi, sì, mentre le scene del museo attuali rappresentano un rastrellamento, i bombardamenti, la battaglia di Porta Lame, una fase della battaglia di Porta Lame e l'attacco degli americani, come ci ha visto dall'Appennino, è una visita abbastanza seria, una visita, certo, non così di gioia. Manca il 21 aprile, che invece sarebbe proprio tutto, però è quasi finita lo studio, quindi speriamo bene. È un museo ancora che sta crescendo molto. Sì, grazie a tutti quanti, alla collettività, a tante persone, insomma, sì, proprio così. Per quei pochi che non lo sapessero, il Museo Memoriale della Libertà è esattamente accanto al cimitero dei polacchi. È inglese. Abbiamo il cimitero inglese, esatto, più piccolino, e il cimitero polacco ben più grande, e ricordiamo che è il cimitero più grande in Italia, non è quello di Cassino, sì, anch'io credo che fosse quello, invece abbiamo questa collaborazione con i polacchi molto attiva, molto bravi, che anche oggi abbiamo avuto il visite della nuova console, che tengono tantissimo alla nostra storia, alla loro storia, ma devo dire che negli ultimi 3-4 anni anche le nostre autorità comunali, regionali, provinciali, nazionali si sono molto avvicinate anche al museo e a questo ricordo, certo, soprattutto per fare per i giovani, perché come diceva mio padre, leggevo anche adesso, questo museo è stato fatto per i giovani, per le generazioni per giovani. Quei giorni non li ha vissuti. Cioè. Esattamente. Qui vediamo lo Sherman che avete... Sì, esattamente. Ricordo museo. Che un giorno lo metteste anche in moto per noi, sono stato molto onorato di questo. Sì, sì, esatto. Poi ha girato vari film importanti, insomma, è venuto anche nel Crescentone di Bologna, sì, come nel 21 aprile del 45. Sì, 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 sì. Ricordiamo anche che sfilò alla manifestazione dell'8 maggio del 2000, esattamente, quando organizzammo quella manifestazione, perfettamente, la prima volta che in Italia veniva festeggiata la fine della guerra, che è il 9 maggio, la fine della guerra in Europa il 9 maggio, che è vero. Bologna non era stata mai festeggiata, celebrata. Fu celebrata nel 2000 proprio in occasione di Bologna, capitale europea della cultura. Sì, è vero. Con la presenza di tutte le rappresentanze, tutte le rappresentanze militari, civili, che avevano partecipato, diciamo, al conflitto. Doveva essere un momento che univa, come oggi deve essere un giorno che unisce. Sì, perché come diceva Vito, sono tantissime le rappresentanze. Se ci mettiamo a contare i paesi che hanno partecipato alla liberazione nostra, anche dell'Europa, sono veramente tanti. È un caleidoscopio tantissimo. Non c'erano solo gli americani e gli inglesi. Molti pensano così, ma in realtà furono tanti. Allora, Arturo parlava poco fa, Massimo, della liberazione da questi anni di giorni, mesi, anni di sofferenze, di privazioni, di bombardamenti, di corse dentro i rifugi. E noi sappiamo che tu sei, Massimo Brunelli, è il più grande esperto di Bologna per quanto riguarda i sotterranei, per quanto riguarda i rifugi della Seconda Guerra Mondiale. E ce ne sono tanti
ancora in città, non tutti visitabili, pochi visitabili, però quanti ce n'erano di rifugi, possiamo dire? Allora, le nuove ricerche, perché è uno studio che non è mai finito, non sarà mai finito, al momento sono 8.080. Rifugi, privati e pubblici. Esatto, sì. Tra privati e pubblici, tra anticrollo, quelli costruiti sotto le case, e in galleria, come il rifugio Vittorio Putti, che è l'unico completamente restaurato e visitabile in tutta la città. Grazie a Bologna Sotterranea. Nella grazie sua completezza. Questo è un nuovo computo, perché a seguito del ritrovamento di alcuni documenti, ad aprile del 43 si contano 7.964 ricoveri pubblici anticrollo più 25 gallerie. Però le gallerie nel frattempo sono diventate 44. Sappiamo che ce ne sono altre, ma essendo in alcune proprietà private, al momento non riusciamo ancora a vederle. Sappiamo oltretutto che alla fine della guerra c'erano 110 cantieri aperti per la costruzione di ulteriori rifugi. Quindi semmai salterà fuori qualche documento, qualche altra indicazione, anche da parte soprattutto delle persone che vengono in visita al rifugio, che ci raccontano, ci lasciano le testimonianze dei genitori, dei nonni che hanno partecipato alla guerra, che sono stati civili sotto le bombe, alcuni addirittura lavoravano all'ospedale Vittorio Putti, quindi insomma è una ricerca mai finita, però al momento ci fermiamo a 8.080, che sono quantità enorme. Non sono pochi. Del rifugio Putti dovremmo avere delle immagini, vediamo se la regia riesce a ritrovarle, abbiamo fatto anche un Daedalus proprio recentemente all'interno di queste gallerie. Il rifugio, per quei pochi che non lo sapessero, si trova a pochi metri di distanza dall'attuale seminario arcivescovile, da Villa Revedin, ed era presumibilmente il rifugio, siccome durante la guerra il seminario è stato adibito a ospedale militare. Esatto, dal 41. Dal 41 era probabilmente l'ospedale, scusate, il rifugio. Rifugio che era attinente e pertinente all'ospedale militare. Infatti era dedicato proprio interamente ai mutilati dell'ospedale, perché ribadiamo che l'ospedale era sì militare, ma era una sezione ortopedica dell'ospedale centrale che si trovava in via dell'Abbadia. La grande quantità di persone che potevano essere ospitate fin da subito all'interno di questo enorme palazzo, di questa enorme costruzione, e la vicinanza delle officine Rizzoli fecero sì che il punto divenne fondamentale per la cura di tantissimi militari che tornavano con grosse ferite, grosse amputazioni, cancrene, cure malfatte, soprattutto dai fronti di Grecia e Albania, non tanto russi, ma sì, perché Grecia e Albania vi furono un inverno devastante, oltre a una impreparazione militare da parte nostra, esatto, come fu dovunque, diciamo. Esatto. Sì. Quindi sappiamo che a primavera 40-44 c'erano 647 mutilati in cura, dei quali 47 erano tedeschi. Quindi il rifugio ipoteticamente arrivava fino a 800 persone, perché bisognava contare anche almeno un centinaio di altre persone, che erano gli infermieri, medici, le guardie. Quindi consideriamo che le normative dell'epoca davano costruttivamente 2 metri cubi d'aria e 1 metro quadro di spazio a persona in certi ambienti. Se poi consideriamo anche le 82 lettighe che erano appese ai muri per far sostare i feriti che potevano entrare avanti e indietro sia dall'ospedale ma anche dalle 2 camere, perché il Putti è l'unico rifugio con 2 camere accessorie, ovvero ex infermeria oggi e sala operatoria di emergenza. Tanto stiamo vedendo le immagini appunto del recente Daedalus all'interno delle gallerie del rifugio Putti, e anche in quel caso abbiamo visitato queste stanze che citavi prima, cioè un'infermeria, una sala operatoria. Esatto. Addirittura lo si capiva dal colore bianco dell'intonaco, no? Che doveva essere più... Allora, anche qui gli studi sono andati avanti sulla struttura, e le 2 camere sono
state ricavate su un potenziamento del rifugio che doveva portare alla costruzione di due ulteriori gallerie che sarebbero dovute spuntare sul retro della, della collina dove oggi l'ospedale di, il poliambulatorio di Barbiano. Sì. Poi le mutate condizioni della guerra, l'avvicinamento del fronte, l'arrivo sempre maggiore di mutilati e feriti fece sì che le gallerie vennero interrotte e questi primi metri furono riconvertiti in infermeria, appunto sala operatoria. Ci fermiamo adesso, facciamo una brevissima pausa, poi andiamo a vedere le belle foto di Fabio Franci proprio sulla liberazione, sulla Seconda Guerra Mondiale. Tra poco. Di nuovo in studio con Dedalus, 21 aprile 1945, 21 aprile 2022, 77 anni fa la liberazione di Bologna. In studio con noi, tra gli altri ospiti che avete già sentito, c'è Fabio Franci, che è una persona molto particolare, l'ho conosciuta qualche giorno fa. Lui fa di mestiere l'ingegnere elettronico, molto bene immagino, però si diletta anche in lavori in fotografia e poi in ritocchi, lavori fotografici, e ha prodotto, a proposito proprio anche della liberazione, che cosa, Fabio? Una serie di fotoconfronti fra la, il giorno della liberazione, i giorni della guerra e la Bologna di oggi, quindi non fotoconfronti uno a fianco all'altro, ma sono sovrapposizioni in cui cerco di riprodurre oggi la stessa foto che è stata scattata durante la liberazione. Molte sono del papà di Edan Saloni. Che bello. Che quindi sono riuscito a prendere le sue foto e sono ritornato nello stesso posto cercando di fare la stessa fotografia. Ecco. Vediamo alcuni esempi, no? Per esempio la Torre Asinelli come oggi, ma su si vede un soldato alleato, probabilmente credo polacco, che issa la bandiera sopra la bandiera. Oppure andiamo avanti, vediamo qualcos'altro, dai, così ce lo commenti. Vabbè, questa è una foto aerea, sì, di uno dei vari bombardamenti su Bologna. Questa sarà in esposizione? Sì, perché poi queste foto, ecco, potete vederle al Rifugio Putti tra qualche giorno, anzi il 25, ecco qua, è fantastica questa, il crescentone, guardate che lavoro che ha fatto Fabio. Immortalando la stessa, con la stessa angolazione il crescentone San Petronio. Tra l'altro credo che non sia facile anche dal punto di vista tecnico, perché deve avere lo stesso tipo di grandangolo, o sbaglio? Io non sono... Ma in realtà dopo si va a giocare col fotoritocco, avere gli stessi obiettivi di 70 anni fa è impossibile, è un po' difficile. E poi dopo bisogna andare a collimare, ad esempio lì si vede bene il marciapiede, sia in bianco e nero che a colore, bisogna andare a lavorare di fino per sovrapporre molto le cose. E qua tra l'altro c'è anche la copertura dell'ingresso di della chiesa. Ecco, si vede bene, San Petronio era coperta. Esatto. Poi andiamo avanti. Ma questa è fantastica. Questa credo che sia una delle più belle, perché a me ha sempre fatto impazzire quel signore in bicicletta che sembra Fischietti con un carro armato alle spalle. Beh, sì. Sfilavano, quindi. Sì. Insomma, si faceva. Non è che stesse scappando. No. Si faceva bello. E queste, appunto, alcune forse foto scattate proprio da Edo. Poi andiamo a vedere cos'altro abbiamo, se c'è qualcos'altro. Ecco, un'altra foto di via Rizzoli. Sì, di via Rizzoli. Sempre qui fa. È bellissimo vedere, appunto, le due donne che passeggiano a sinistra negli anni 2000 e invece nel 1945 quello che succedeva. Queste sono a Porta San Felice. San Felice, questo qua. Esatto. E ci sono due foto, una di questi soldati che stanno dormendo e l'altra credo di alcuni soldati che stanno uscendo dalla città. E c'è anche il cartello, che poi era un'incisione sulla colonna con le indicazioni stradali. Questa è l'altra. La stessa posizione, l'angolatura è dalla parte opposta. Questa volta è rivolta verso la porta. Esatto. Sì, che si vede. Molto particolare. Poi... Sì, la maggior parte delle foto della guerra sono di Edan Saloni, le prime con cui ho cominciato a lavorare. Questo accidenti, cos'è? Il Sacro Cuore? Questo è il Sacro Cuore. Questa è stata molto difficile da fare, perché dove è stata scattata la foto adesso c'è un palazzo. Quindi l'ho scattata dall'altra parte e poi l'ho girata, tanto la chiesa è simmetrica, quindi si riusciva a fare lo stesso. Sì, certo. E si vede proprio la distruzione. Sì.
Qui siamo a Piazza della Mercanzia, Piazza della Mercanzia, dove è venuto giù metà del palazzo che ogni tanto quando piove si riesce a vedere ancora il segno dei mattoni nuovi. Ecco, vedete come è stata devastata la Mercanzia. Come viene anche con la facciata di San Francesco. San Francesco, no? Esatto. Vediamo che cos'altro abbiamo. Questa è la piazza Nettuno, dove adesso ci sono tutte le immagini. Una volta venivano appese le fotografie per andare a cercare persone che erano disperse. Le prime foto. Esatto. E poi questa è un'altra angolazione dello stesso, della stessa piazza Nettuno. Con il sacrario. Bello. Complimenti, Fabio. Allora, ricordo, se volete vedere tutte queste foto da vicino, non velocemente come ve le abbiamo fatte vedere noi, il 25 aprile massimo? Sì, il 25 aprile al rifugio Putti, assieme all'altra mostra Memorie Sotterranee, che è il seguito di quella Memorie Sotterranee che nel 2013 fu esposta anche assieme a Vito per oltre un mese nel quadriportico dell'Archiginnasio. Sì. È un lavoro che è proseguito da quella volta con ulteriori specifiche sulla genesi dei rifugi antiaerei, sulla storia dei rifugi antiaerei a Bologna, in Europa e anche occasionalmente in Italia, e poi c'è una grossa pannellatura, una grossa storia dei pannelli del recupero del Vittorio Putti. Ricordo ancora che al rifugio Putti Massimo Brunelli e Bologna Sotterranea hanno recuperato anche una sirena antiaerea, quelle che suonavano il lugubre suono per avvertire che stava arrivando il bombardamento. E credo che sia l'unica funzionante. Ne abbiamo una anche. Ne avete una inglese. Questa era inglese con le due tonalità, come diceva, era veramente lugubre anche quella. La facciamo suonare, Vito, da qualche parte. Ma era inglese che veniva utilizzata a Bologna? Sì, era di marca, era di costruzione inglese, probabilmente presa per altri scopi, che poi la usavano così con la manovella, poi aveva una manettina sopra che manuale. Questa invece è un Ercole Marelli del 37, una signorina che ha più di 80 anni, è completamente restaurata, è stata prelevata grazie a un accordo con il Demanio e la Soprintendenza dall'interno dell'area Staveco. Ecco, 25 metri, esatto, in cima a un capannone. Grazie a questo accordo è stata salvata. E ricordiamo la cosa divertente che mi ha fatto vedere Massimo quando abbiamo visitato questa sirena, ci ha fatto sentire il suono, è la garanzia. La garanzia che veniva data a questi strumenti, insomma. La garanzia è uguale a quelle di oggi, praticamente. Sì. La Ercole Marelli la garantiva come pezzi di ricambio e come funzionamento per 70 anni alle intemperie. Quindi la garanzia è scaduta tra poco, è appena uscita di garanzia. Il 2007 è scaduta. Però funziona ancora. È ancora il grasso originale dell'interno. Sì, l'abbiamo naturalmente... Aggiunto un pochino, bello. Però ancora il suo. E quindi dicevi, Arturo, che anche voi avete una sirena. Facci un po' una carrellata delle tante cose che avete al Museo Memoriale della Libertà, proprio per chi magari il 25 aprile. Siete aperti? Sì, il 25 aperto, aprile, il 25 aprile è aperto, ci sono già delle visite. Una bellissima in atto, gita potrebbe essere il quella. Il tempo museo. Mi sembra metto che sia buono, non come oggi. Sì, il 25 aprile dovrebbe essere. 24 no, il 25 aprile. 25 aprile è buono, quindi è lì, quindi si può effettuare la visita proprio al vero museo, poi dopo uscendo. C'è anche una parte importante che è quella del vagone dei deportati, che di proprietà dell'ANE, dove questo vagone viene conservato ed è un vagone che è stato usato probabilmente prima per portare le nostre truppe fino in Russia e poi dopo, ritornato in Italia, ha portato molte persone in vari campi di concentramento. Quello è visibile con delle fotografie esplicative. Poi nella parte dei mezzi ci sono dei mezzi particolari, abbiamo acquisito adesso anche ultimamente da una persona che li aveva restaurati dei carretti che venivano trainati, che si vedono nelle foto anche che fece mio padre, da cavalli o da somarini, che portavano del ghiaia, portavano delle derrate di quel periodo,
colorati di rosso, e anche a quell'epoca i carretti avevano la targa, cioè c'era un procedimento che dovevano passare anche questo controllo. Poi abbiamo dei mezzi particolari, tutti dal carro armato, i mezzi alleati, dei mezzi italiani, fra cui delle 508 coloniali, che erano praticamente le nostre jeep, dei camion bianchi, un Trialce, che è una moto della Moto Guzzi, e poi dopo la possibilità di vedere questo filmato, sì, e una serie di bacheche che sono in questa sala dove le persone possono vedere questo filmato di mio padre, dei bombardamenti su Bologna, e quindi e si vede proprio nel filmato la gente che corre giù da via Marsala, da questo stabile, e si vede proprio l'ingresso fino ad arrivare a un rifugio, presumo privato, di un'abitazione privata, perché non è tanto grande, però questa rincorsa di queste persone con dei visi abbastanza preoccupati, bambini, donne, certo, anziani che correvano giù, qualcuno si portava qualche cosa dietro, e rifacendomi al tuo discorso, si vedeva questo. E poi dopo c'è una serie di bacheche dove in questo momento c'è una mostra che riguarda anche molto le battaglie in Africa, sì, cioè quello che è stato El Alamein e quant'altro, con dei cimeli originali, delle cartine geografiche, storiche, dei modellini di mezzi. Quindi, perché poi il museo cambia, certo, secondo degli avvenimenti. Ecco, qui vediamo la visita del sindaco, esatto, con lei questa, esatto, mattina, sì, esatto, sindaco Lepore, che un po' a sorpresa, diciamo, sì, si è presentato, sì, con tutta la giunta. Ma sì, questo, sì, è, sì, molto bello, perché non ricordo precedenti, mai, di questo tipo. No, quindi ma direi che ha reso merito alla giunta. Assolutamente, abbiamo, sì, avuto un sacco di complimenti, un sacco di attenzioni, e direi che credo che sia noto l'attenzione del nostro sindaco per tutto quello che è la parte storico-culturale, molto anche su quello che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, sui bombardamenti, cosa non comune, insomma, quindi, certo, questa si vede proprio anche, mi ha fatto un sacco di domande, cioè anche se, sì, normalmente, sì, sì, interessante, è stato molto bello questo ricordo, foto, questa di, cosa di, che mi chiedeva appunto questi, soprattutto come era mio padre, come erano le, certo, persone in quel periodo, giusto? Sì, è, sì, stato, sì, veramente, sì, un bel 21 aprile, diciamo. Sì, no, assolutamente. Bello, poi ricordiamo bello anche l'ex sindaco Merola, che adesso, sì, all'Istituto Parri, sì, anche, beh, lui si sta occupando. Era nel nostro quartiere, quindi prima era presidente del quartiere Savena, esatto, e quindi è stato in contatto sempre durante tutta la lavorazione, la costruzione del museo, che, come ricordavo al sindaco, ti ricordi, Vito, fu fatto da questi bravi ragazzi che molti erano scenografi dell'Antoniano. Tutta gente giovane, sì, sì, abbiamo, molto bella questa cosa, ma dopo ne parliamo ancora del museo. Intanto volevo tornare da Vito, perché Arturo ha poco fa descritto il momento, ripreso da questo filmato, della fuga e del rifugiarsi all'interno del sottosuolo. Sì. Ma ecco, so che tra te e Massimo state ancora valutando quanti sono stati i bombardamenti che hanno fatto scappare le persone dentro ai rifugi, cioè, perché ci sono, sì, documenti che riportano. Ufficialmente sinora si conosceva questa cifra, si era fermati questa cifra dei 94 bombardamenti, però nulla vieta che ci siano stati o allarmi o proprio attacchi aerei ulteriori, magari di qualche squadriglia, di un aereo solitario, non lo so, adesso bisognerà vedere poi che tipo di testimonianze arrivano, però i bombardamenti decollati in squadriglie numerose sono una decina, grosso modo, quelli proprio... I bombardamenti pesanti sono stati pesanti, quelli che dovevano distruggere completamente, perché l'obiettivo principale di questi attacchi aerei era non tanto la stazione ferroviaria, ma era la centrale elettrica che c'era a Santa Viola. Ah. Perché quella centrale elettrica... Dove si trovava esattamente? È sulla Santa Viola, quindi la zona via zona Saffi. Via Emilia, via Saffi. Via, sì, Saffi, perché da lì veniva governato tutto il traffico ferroviario del nord Italia. E nel nord Italia c'era tutto il traffico per il Brennero, per la Francia, per Milano, quindi era fondamentale, oltre, certo, a essere crocevia stradale, ferroviario, anche dei collegamenti con il sud, diciamo, Bologna,
e lo è tuttora, quadrovia straordinario, e in più c'era la centrale elettrica, che era quella l'oggetto principale, almeno nella documentazione alleata, presa dagli archivi americani, l'obiettivo principale era quello. Certo. E non a caso i maggiori danni sono stati fatti, se uno guarda la tipologia di attacco, sì, anche aereo, queste squadriglie che convergevano lungo la linea ferroviaria e poi i quartieri al lato, a destra e a manca della linea ferroviaria, sono stati completamente, sì, la Bolognina, sì, Borgo Panini, sono stati completamente rasi al suolo. Sì, sì, sì. Infatti anche la zona della stazione è totalmente nuova. E poi ci fu l'attacco aereo, quella del gennaio del 44, proprio al centro storico, quando fu colpito anche l'archiginnasio. Sì. Sì. E quello fu uno dei danni. Quello fu un errore da parte degli alleati. Sì, fu un errore, perché non era certo l'obiettivo militare. Certo. E invece il 94? No, un po' di più. Allora, dobbiamo andarci a fondo su questa cifra, perché da poco sono emerse nuove informazioni che porterebbero a un numero abbastanza distante da questi 94, però prima di dare numeri ufficiali 120, la sparo. No, vabbè, adesso chiaramente dovrete andare a vedere, però noi dobbiamo giornalisti valutare, dobbiamo sempre sparare assieme cifre, agli storici, certo, se effettivamente tutto comporterà. Bisogna far confrontare la documentazione storica proprio degli archivi americani con le notizie che magari uno ha raccolto, perché magari può essere stato un attacco aereo, può essere stato ma questa leggenda del Pippo. Beh, del Pippo, quello non è una leggenda, quello era no, perché appunto, però, ma non erano bombardamenti tra quei 10 che ci spiegavi prima, questi erano obiettivi specifici che venivano fatti, era un aereo che magari sorvolava per fare foto, per dare comunque sempre il senso della presenza e del controllo aereo da parte alleato. Poi invece c'erano bombardamenti che partivano da Foggia, alcuni altri partivano da altre stazioni del centro, certo. I primi partivano addirittura dal Nord Africa, sì, e quindi bombardamenti per quello, sì, che a Bologna la guerra arrivò tardi proprio per questo, perché i primi aeroporti utilizzati furono in Nord Africa, quindi parliamo della fine del 42, quando il Nord Africa cade in mano alleata, sì, e quindi si parla della primavera, estate del 43. Il primo abitante fu 19 luglio del 43. 16 luglio 43. Primo bombardamento. 5 e 20 del mattino. Sì. E mentre suonavano le sirene, mentre i bolognesi si rifugiavano nel sottosuolo, il papà di Arturo Anzaloni cosa faceva? No, mio padre con un suo caro amico, mio padre era figlio unico, però aveva questo quasi fratello che era Piero Calzolari, che è ancora vivente, e partivano a razzo e salivano sui tetti di via Marsala. Ci sono anche delle foto che si riprendono sopra, si vedono le squadriglie che arrivano, non avevano paura nessuno dei due e quindi stavano su fra macchine fotografiche e una cinepresa che mio padre aveva trovato, non so come, ma però di marca tedesca. Quindi era molto titubante, perché allora i tedeschi c'erano, se lo avessero fermato, dove hai preso questa macchina, lì non si andava per il fino, insomma. Quindi, e riprendevano questi bombardamenti, a parte che poi loro erano appassionati di meccanica, come un po' poi suo padre, mio nonno, e mi raccontava appunto che ci sono bombardamenti di giorno, con anche bombe cadute sull'ospedale Sant'Orsola, sulla vicino alla torre. Normalmente erano, dicevano che erano aerei che erano stati colpiti, che sganciavano le bombe, non è che volessero colpire l'ospedale, però colpivano per alleggerirsi. Si vedono bombardamenti su Pianoro, sopra Idice e anche su Bologna, proprio sulle prime propaggini di Bologna, direzione più, diciamo, Ponte Vecchio, da questa parte, diciamo, più che dall'altra parte. E poi c'erano anche dei bombardamenti notturni con questi bengala che si vedevano, questi piccoli, e lui raccontava che sentiva poi cadere anche gli spezzoni della nostra contraerea, molto poca. Dice che a Bologna la contraerea era veramente inesistente. Quindi si sentivano però cadere questi pezzettini in qua e là.
e gli inglesi, come dicevano loro, erano più propensi, erano stati più bombardamenti inglesi di notte, perché gli inglesi erano più accurati, erano più precisi nel bombardare, mentre gli americani bombardavano più alla luce del giorno, avevano un range più lungo di bombardamenti. E quindi loro andavano su, e da un lato per fortuna, perché abbiamo queste documentazioni del centro storico, e loro erano sfolati in via Marsala, quindi si vede proprio il territorio limitrofo. E niente, lui aveva questa dote di un po' come lui, come fa, giustamente. E quindi dove c'era qualcosa lui andava. Poi era amico di Villani, quindi per cui si frequentava, lui era un ragazzo, quindi andava da lui a chiedere, lui gli dava i consigli. Ma poi sviluppava le sue pellicole, aveva tutta l'attrezzatura, complicato, giusto, gli aci, tutte queste robe. Ma quanti anni aveva Edo? Lì dunque aveva 18, 20, sì, quindi proprio si vede, proprio un ragazzo, un ragazzo. E perché faceva poi anche le foto allo stadio, lui era fotoreporter, aveva la tesserina che abbiamo e faceva tante partite del Bologna. Lui era un grande appassionato del Bologna, come anch'io, insomma, abbiamo ritrovato anche filmati di partite, Bologna-Juventus, c'è anche una partita fra due... tipo forze dell'ordine, non so, la polizia contro questo, allo stadio comunale di Bologna. Questa roba l'abbiamo. Interessante. E adesso l'archivio generale dopo la sua morte è diciamo che la sovrintendenza ha ritenuto interessante, quindi il 27 avremo questa conferenza stampa aprile, mattina, per la presentazione di questo archivio, che sarà a disposizione, poi dopo ci vorrà ancora 2 anni di messa a posto e digitalizzazione, e dopo sarà fruibile a tutti, l'archivio sarà lì, perché è un archivio a tutto tondo, dalla storia al florovivaismo, a uno spaccato della città, abbiamo delle bellissime immagini anche di manifestazioni, di fiere a Bologna, in Piazza Maggiore, parlavamo stamattina con il sindaco, in Piazza Maggiore venivano fatte delle mostre meravigliose di piante. Il Crescentone diventava un giardino meraviglioso, quindi tutte le aziende partecipavano. E il sindaco oggi era bene, era ben impressionato. Voglio vedere queste immagini. Si potrebbe rifare, quindi è una questione di portare a conoscenza dei cittadini. Viene fatto ai Giardini Margherita, viene fatto in Piazza Minghetti, mi sembra, quel mercato di belle piante che ci sono, ma avere il Crescentone è bello, cioè, giusto? Il cuore della città. È un'altra cosa, come quando c'è il cinema d'estate. Potrebbe essere. Quello che viene fatto nel Crescentone, secondo me, ha un valore assolutamente vediamo. Fabio, e vedere queste foto antiche, molte scattate appunto da Edo Ansaloni, che effetto ti ha fatto, insomma, nella tua ricerca, nel tuo lavoro? È stato molto emozionante pensare a queste persone che hanno scattato quelle foto. Sì, ho avuto 2 casi in cui le avevo esposte lungo il portico di San Luca e ho conosciuto 2 persone. Uno era un signore in là con l'età, che si è commosso a vedere le foto perché si ricordava di essere stato in via Rizzoli proprio il giorno, quindi aveva visto i carri armati che gli venivano incontro il giorno della liberazione, anche lui era contentissimo. E l'altro era uno studente polacco che ha visto una foto di motociclisti polacchi davanti al comune, e fra di loro c'era il nonno, quindi lui aveva la foto originale, ce l'aveva in casa sua in Polonia, qua faceva lo studente, ed è stato un caso, ma è stato molto molto emozionante fare 2 chiacchiere con queste persone che ricordavano tempi passati, insomma. Proverai ad andare avanti in questa attività, cioè la tua ricerca si è esaurita oppure... No. Dopo la guerra non finisce così, non te la cavi, no, della guerra ne ho fatto una 40 di foto, e poi dopo sono passato a vedere i canali, le mura, ho chiesto di fare le foto della costruzione dello stadio, quindi andare oggi a fare le foto dello stadio, però lì faccio fatica ad avere i permessi, però mi sto conosciamo muovendo. Conosciamo il custode. Sì, mettiamo la buona parola. Non mi sono fermato, sono andato avanti. Bene. Allora, noi ci fermiamo invece, ma anche noi per poco, una breve pausa, poi torniamo per l'ultima parte di Dedalus. State con noi.
Di nuovo in studio con Dedalus, dicevamo prima, adesso con un altro ospite, abbiamo salutato Isabella Conti, siamo con un altro sanlazzarese, posso dire così, no? Sì, sì, nato a San Lazzaro. Enzo Raisi, per anni nella politica bolognese, ex parlamentare di Fratelli di Lapsus, di Future Libertà, grande con Gianfranco Lapsus. Fini, ex assessore della Giunta Guazzaloca, esponente storico di AN, insomma, nella nostra città, ha appena scritto un libro molto bello anche sulla storia del centrodestra e della destra bolognese, che vi invito a leggere, anche se magari non avete e non condividete quelle idee politiche, perché è un libro sulla storia proprio di Bologna e di cosa è successo, no, in quegli anni. E però qui oggi con noi in studio per parlare di storia proprio, perché ieri c'è stata, e ne abbiamo parlato diffusamente nei nostri telegiornali, una sentenza che entra di fatto e doverosamente nella storia di Bologna e dell'Italia, sentenza per questo nuovo processo per la strage alla stazione di Bologna, in cui è stato condannato all'ergastolo Bellini, e non solo lui, ci sono stati altri condannati per depistaggio. Una sentenza, questo diciamo, noi siamo ovviamente organo di informazione super partes, l'unica cosa che ci sentiamo di evidenziare è che arriva a quasi 42 anni dai fatti. Io non so se ci sono precedenti di questo tipo nella storia italiana. Enzo Raisi da sempre, e è inutile che ci nascondiamo, è stato portatore di una verità e di una teoria diversa rispetto a quella che abbiamo raccontato, anche in questo caso comunque con grande spazio sui nostri telegiornali e altrove, diversa rispetto alla realtà e alla versione processuale, a quella che è emersa dai giudizi. E quindi questa sera cerchiamo di fare un po' il punto con Enzo Raisi di quelle che sono, secondo lui, le perplessità, e ce ne sono tante da quello che ci ha detto a microfoni spenti rispetto a questa sentenza. Vogliamo però fare un passo indietro, e poi magari con l'aiuto dei nostri servizi invece torniamo alla sentenza di ieri, un breve passo indietro su quella che è la storia giudiziaria dei colpevoli che sono stati riconosciuti dal Tribunale per quanto riguarda la strage alla stazione di Bologna. Sì, prima una precisazione molto veloce. In Italia ci sono due verità su Bologna. Una, che è quella che è emersa da due commissioni parlamentari, di inchiesta parlamentari, Mitrokhin e Moro, che parlano di pista palestinese, documenti, eccetera, che sono poi in parte fatti, riportati nel mio libro Bomba non bomba, che non è il libro che citavi tu, perché quello che citavi tu è la cassa, siete voi, però è il primo libro che ci sono 1000 pagine di documenti, fra l'altro erano secretati, che io ho pubblicato. E queste sono le indagini fatte dal Parlamento. E per la prima volta in Italia le indagini delle inchieste parlamentari non vengono usate dalle procure che indagano giudiziariamente sui fatti, i quali hanno fatto un altro percorso. Dicono che è stata opera dell'estrema destra e di un tale Bellini che si attribuisce all'estrema destra, ma l'estrema destra non è, e con tutta una teoria che poi andiamo a vedere. Quindi, prima cosa, scontro istituzionale, va bene. Torniamo ai fatti. Allora, il primo processo che vede imputati Mambro, Fioravanti, Ciavardini, nucleo storico dei NAR, condanna i tre per aver partecipato all'attentato. Non essere presenti perché non l'hanno mai provato, è un processo indiziario che si basa su due testimonianze chiave. Uno di Sparti, che era un piccolo criminale falsario di Roma, che dice che all'indomani del botto di Bologna ha visto Mambro e Fioravanti che gli hanno chiesto dei passaporti falsi e hanno detto: hai visto che botta Bologna? Smentito in sede giudiziaria dai familiari che hanno detto è impossibile, quel giorno erano con noi, i familiari non sono stati creduti, hanno creduto allo Sparti che era in prigione, gli è stato diagnosticato un pancreas al fegato, un tumore al pancreas, è stato liberato e ha vissuto per 20 anni, l'unico caso in Italia che con un tumore al pancreas vive 20 anni. Questo è il secondo testimone chiave, si chiama Izzo. Chi non se lo ricorda è il famoso stupratore del Circeo, che in base alla sua testimonianza, dicendo che lui in carcere aveva sentito anche qui che Mambro e Fioravanti, viene liberato perché viene considerato testimone di giustizia, una volta liberato uccide altre due donne. Questo è il primo processo. Quindi in quel processo, fate bene attenzione, Cavallini, che
testimonia che, come dicevano gli altri tre, erano tutti e quattro insieme in Veneto a visitare Ziotto. Ziotto era uno di ordine nuovo che doveva dargli delle armi, non viene condannato per strage. Quindi fatto strano, no? Cioè condanni i tre che confermano tutti e quattro insieme di essere insieme e non condanni il quarto. E vengono condannati i vertici dei servizi segreti, compreso Gelli, i vertici dei servizi segreti perché vengono condannati? Per depistaggio. Qual è il depistaggio che fanno i servizi segreti? Fanno trovare armi ed esplosivi compatibili con Bologna, esplosivi compatibili con Bologna, non armi, e documenti che erano gli stessi documenti che due dei NAR usavano, in particolare Valerio Fioravanti e Giorgio Vale, ok? E quindi hanno indirizzato le indagini verso i NAR. Quindi, cosa strana, cioè, nello stesso processo vengono condannati i NAR e vengono condannati i vertici dei servizi che indicavano la via dei NAR come la via da andare a cercare. Però, quindi, due anomalie, fate bene attenzione, due anomalie, eh? Questa e Cavallini che non viene condannato. Si apre un altro processo, molti anni dopo, pochi anni fa, Cavallini viene richiamato in causa e dicono giustamente, qui devo dire con una logica, perché non si capisce perché allora condanni quelli e non condanni questo, e dicono, bene, Cavallini, se tu confermi che tu eri con loro, sì, bene, allora vuol dire che c'eri anche tu la strage, allora anche tu condannato. In questo processo succede però, perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, un fatto clamoroso. La difesa chiede, inaspettatamente, di vedere la bara della Fresu. La Fresu è una delle 85 vittime che era quel giorno a Bologna insieme a suo figlio e un'amica. La figlia muore perché una bambina piccolina, poveretta, dall'impatto sbatte contro il muro e si spacca la spina dorsale. L'amica si salva clamorosamente. Della Fresu non si sa niente, tranne che un lembo che viene attribuito a lei e viene messo nella bara dicendo che era il lembo della Fresu. Probabilmente il presidente del tribunale, che aveva rifiutato, attenzione, tutte le istanze della difesa per parlare della pista palestinese, quindi c'è una netta volontà da parte della magistratura bolognese neanche di trattare la questione della pista palestinese, perché evidentemente una volta accertata fa smontare tutta l'accusa, dice sì a questa cosa. Viene aperta la bara e nella bara si scopre che il lembo non appartiene alla Fresu. Che cosa farebbe una procura dei magistrati che vogliono la verità? Andrebbero a capire di chi è quel lembo. Innanzitutto se il lembo di un altro morto delle stragi sia identificato che al massimo 7 persone potevano essere compatibili con quel lembo rispetto ai morti, oppure se era di un'altra persona, quindi un'86esima vittima. No, dico, non si può fare perché ci mettiamo troppo tempo, costerebbe troppo, non si può fare. Falso. Il più grande esperto in Italia di DNA, Emilio Giardina, gli risponde che con 800 euro e pochi giorni lui è in grado di stabilire a chi appartiene quel lembo, cioè se appartiene a una delle vittime, quindi, oppure se è strano con le vittime, quindi è l'86esima vittima, a questo punto uno dovrebbe chiedersi chi è questa 86esima vittima, probabilmente quella che trasportava il materiale, e quindi a questa cosa viene messa a parte. Ma non solo, cioè la Fresu nel frattempo è sparita, non si sa dove sia finita la Fresu. La cosa clamorosa è che i parenti stretti, la sorella della Fresu, interiorizzata, dice no, non voglio sapere niente, lasciate così, lasciate, non so dove mia sorella, non mi interessa. Cosa strana, no? Cioè, pensate il clima già di terrore che ci può essere in questa cosa. Dopodiché si chiude il processo e attenzione, il clima di intimidazione, quello che io stasera voglio denunciare in questa sede, che fa paura anche a me, ci ho pensato 10 volte se venire o non venire, poi ho deciso di venire perché a questo punto vengo, cercherò di moderare le parole, stare molto attenti ai termini che uso, perché qui si rischia veramente di finire sotto inchiesta per qualsiasi cosa, perché dicono che, fra l'altro tra le cose che dicono, che chi perde la causa della pista palestinese fa un depistaggio, cioè il risultato di due inchieste parlamentari tu lo riporti e fai un depistaggio. Bene, che cosa succede ai 15, credo che siano 14-15 testimoni della difesa, cioè 15 persone che sono venute a testimoniare per forme diverse a favore della difesa di Cavallini. Il tribunale, nel mettere la sentenza di condanna a Cavallini, stabilisce di mandare tutti gli atti delle testimonianze dei testimoni della difesa, tutti, nessuno escluso, alla Procura della Repubblica di Bologna per accertare se ci siano i termini per una falsa testimonianza. Io chiedo a chiunque
di stabilire dove sia mai venuta una cosa del genere. Poi succede il caso clamoroso del terzo processo, quello di cui stiamo discutendo oggi, il cosiddetto processo dei mandanti, che nasce, attenzione, da un esposto fatto da Bolognese assieme ad alcuni giornalisti e amici che hanno teorizzato questa cosa del complotto della solita storia, la CIA, i Templari di Malta, dietro Gelli, eccetera, eccetera, no? E fanno questo esposto alla Procura. La Procura della Repubblica di Bologna archivia. La Procura Generale, caso straordinario, io chiedo a chiunque mi si porti sul tavolo un esempio analogo di un grande processo importante, come può essere un processo come questo, si avoca questo processo. Dice, no, mi spiace cara Procura, io sono più importante, lo avvoco io, lo prendo io e faccio le indagini. Chi viene indagato in queste indagini? I principali sono quattro morti che vengono indagati come mandanti e tale Bellini, che non si capisce che collegamento abbia con i quattro morti, ma Bellini, chi è Bellini? Tutti lo spacciano come un esponente di Avanguardia Nazionale. Bellini non è un esponente di Avanguardia Nazionale, ma faccio fatica a ripeterlo. Tutti i dirigenti, i militanti di Avanguardia Nazionale hanno negato che Bellini. Bellini è uno che a 15 anni ha avuto delle simpatie per la destra, fra l'altro non ha frequentato l'Avanguardia Nazionale, ha frequentato i locali dell'MSI di Reggio Emilia, mi sono informato, chiesto, eccetera. A 16 anni intraprende una strada criminale, se ne va per i fatti suoi e diventa un criminale, prima un killer addirittura dell'Andrangheta, poi viene usato dalle forze dell'ordine per essere infiltrato dell'Andrangheta, si autoaccusa di una serie di omicidi, tra cui anche uno dubbio che non si crede che sia lui, quello del Cesta e Campanile, se non vado lato, e quindi è un criminale comune, no? Qual è l'accusa che viene fatta a Bellini? Di essere presente quel giorno, e non c'è nessuna relazione innanzitutto fra i mandanti Bellini, però evidentemente che cosa succede? Qual è il giochino che viene fatto? Io non posso fare un processo per dei mandanti che sono morti, no? Perché non è previsto. Quindi io prendo tutto il pacchetto di indagini, in cui c'è anche l'indagine sui mandanti che sono morti e che non si possono difendere, e Bellini, e le porto al processo. Quindi sui mandanti, oggi stiamo parlando, si parla ma non sono sotto accusa e non si possono difendere perché hanno detto alcune cose sui mandanti, i mandanti sono morti, come fanno a difendersi? E poi c'è Bellini che non c'entra niente e di Bellini cerco solamente di verificare se Bellini è presente o non è presente con la giovane stazione, che premesso che, perché era già una cosa che era già avvenuta. Allora, premesso che se Bellini è presente, non è che tu se sei presente, io ero presente, io faccio questa cosa qua su Bologna perché sono mancato 3 minuti alla morte, quindi sì, anch'io sono tra non imputati, cioè non ho capito. Va bene. Quindi, e com'è finito questo terzo processo? La fermiamo un attimo perché lo vediamo nel servizio che appunto risale, esatto, proprio a poche ore fa, a ieri, il nostro Riccardo Borsari ha ricostruito e ha sentito, era presente in aula quando è stata letta la sentenza. Vediamo. L'articolo 533, 535 dichiara Paolo Bellini il responsabile del delitto dei due scritti, uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 1. Paolo Bellini è stato condannato all'ergastolo con un anno di isolamento dalla Corte di Assise di Bologna per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, che provocò 85 morti e 200 feriti. Ex Avanguardia Nazionale, 68 anni, per l'accusa è il quinto attentatore, in concorso con i NAR condannati in via definitiva Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini e in primo grado Gilberto Cavallini. Bellini è stato imputato dopo che la Procura Generale ha avvocato l'inchiesta sui mandanti, accusando da morti quindi non processabili il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi. Oltre alla condanna all'ergastolo a Paolo Bellini, non presente in aula al momento della lettura della sentenza, la Corte di Assise di Bologna ha giudicato responsabili anche gli altri due imputati nel nuovo processo sulla strage di Bologna. L'ex capitano dei carabinieri Pier Giorgio Segatel, accusato di depistaggio, è stato condannato a 6 anni. Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al pubblico ministero al fine di sviare le indagini, è stato condannato a 4 anni.
Ecco, questa diciamo è la sentenza asciutta, no? Come l'ha ricostruita il nostro Riccardo Borsari. Raisi ha avuto un sussulto quando è stato pronunciato appunto Bellini, ex avanguardia nazionale. Abbiamo già sentito che secondo l'ex deputato Raisi questo non corrisponde. Posso confrontarmi con chiunque, certo. Ma basterebbe chiedere ai dirigenti della guardia nazionale. Tra l'altro, per vostra informazione, perché qui veramente c'è anche l'ignoranza di chi non conosce il mondo dell'estrema destra, in AR nascono in rottura con l'estrema destra, con la vecchia estrema destra stragista di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale. I NAR hanno cercato più volte di uccidere esponenti di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo proprio per dare un segnale, chiamiamolo così, al loro mondo, no? Di rottura verso il passato. Quindi è, per chi conosce quell'ambiente e l'ha studiato, è impossibile che i NAR si mettono insieme a quelli di Avanguardia Nazionale per fare un attentato, cioè proprio è scientificamente, storicamente impossibile, tant'è che, ripeto, storici importanti che hanno studiato il terrorismo hanno più volte smentito questa tesi, Pellegrino, il Presidente della Commissione Stragi, il più grande magistrato sulle stragi, che è il Dottor Salvini, che ha portato lì, sì, alla verità sulle stragi fasciste lì, di Brescia e Milano, su Bologna è chiaro, avete sbagliato il contesto, non può essere quello, vi state sbagliando. Ma andiamo sul merito. Sì, perché la condanna merito, di Bellini, no? È scaturita qui, da questo sono cose che io dico, con tutto quello che dico, sì. Io posso provarlo, sì. Però lo sto dicendo. Andiamo sul fatto, cosa viene accusato Bellini? Di essere presente lì quel giorno. E in una telefonata, pensate voi, tirata fuori di Maggi è, per vostra informazione, un dirigente di Ordine Nuovo, lui sì, coinvolto nelle stragi di Milano, eccetera, eccetera, dice a un certo punto, a Bologna è stato un aviatore, sembra che dica. E loro cosa dicono? Bellini è stato un aviatore, questo è Bellini. Pensate dove arrivano le due prove. Chi testimonia che c'è un fotogramma in cui si vede uno che sembra Bellini? A testimoniare che quello Bellini viene chiamata la moglie, cioè una che non si vedono da 20 anni, che sono chiaramente in contrasto familiare, perché questo è un criminale, ha rovinato la vita questa povera signora, la quale, dopo che per anni, anche fino a alcuni mesi prima, smentiva che quella foto era il marito, arriva a processo, non vuole fare un faccia a faccia col marito e dice però quello è mio marito. Va bene. Quella foto che avete... Sì, è passata prima una foto che si vedeva... Che vede questa persona con la maglia azzurra. Quello... Guardate questo filmato. Questo filmato esce su Reggio Report di due importanti giornalisti d'inchiesta, uno è Pellizzaro e Paradisi, che il 28 marzo di quest'anno escono con quel video... Che era inedito. Dove si vede la stessa persona, guardate, vedete questa qui con la maglia blu. Questa blu. È la stessa persona che viene indicata come Bellini, correre con una paletta, poi c'è un altro video, aiutare e soccorrere i feriti. Quindi probabilmente quella persona lì che loro dicono che è Bellini, e possono confrontare questo video qua, chi è in realtà? È uno delle forze dell'ordine, perché uno che gira con la paletta immagino sia delle forze dell'ordine. E si vede in quei video che lui... E questi hanno accettato la dichiarazione di una moglie, che sono, pensate voi, essere moglie un criminale del genere, come quella, che dice, smentendosi clamorosamente, dopo 30 anni, no, quello è mio marito. L'altra prova, e qui veramente sottolineo quello che oggi io voglio sottolineare più volte, il clima di intimidazione. Vi ricordate, vi ho detto nel processo Cavallini, 15 testimoni della difesa, mandati gli atti per vedere se c'è falsa testimonianza. Nella sentenza di ieri, cosa è successo durante il processo? È successo che quando sono andati, ha chiamato tre periti della polizia scientifica che gli hanno detto di esaminare esattamente quello che dice Maggi. I tre periti della polizia scientifica chiamati dal tribunale, quindi non dalla difesa, dicono, guardate, qua c'è un errore, Maggi non dice aviatore, dice trasportatore. Attenzione, che fa saltare una delle due prove di Bellini, sempre che queste siano prove, qui stiamo parlando di processi indiziari, no? Cioè già sono prove, a mio parere, vuol dire, per fare una condanna al gasto per una strage, sono prove, secondo me, un po' debolucci, questo è il mio parere, vuol dire, però per carità. Ma dopodiché viene smontata anche la prima prova, l'avete visto, la seconda prova è quella
dei tre della polizia scientifica, che, e sapete cosa è successo ai tre poliziotti della polizia scientifica che sono andati a dire questa cosa? Nella sentenza viene anche qui chiesto di mandare gli atti di questi tre poveri poliziotti che sono stati a fare il loro lavoro alla procura per depistaggio, per capire se ci sono gli esteri. Quindi anche in questo processo, anche in questo processo, chi ha detto qualcosa che non andava in sintonia con la pubblica accusa, il tribunale nella sentenza dice: prendiamo gli atti, li mandiamo in procura per verificare. Qui addirittura il reato sarebbe depistaggio, cioè i tre poveri poliziotti. Ma pensate, io non so, pensate a questi tre poveretti che sono stati chiamati a fare quello che è il loro mestiere, fanno, ma è successo anche con Coppi. Quando Danilo Coppi venne chiamato qua a fare nel processo contro Cavallini l'esame dell'innesco e dell'esplosivo, che fece saltare tutte le tesi dell'accusa, perché saltò fuori, primo, che l'innesco poteva essere scoppiato accidentalmente, che è quello che io sostengo nel mio famoso libro, che è poi la tesi di Cossiga, no? Secondo, che l'esplosivo non era una borsa da 25 kg come non ha sostenuto da tanto tempo, ma essendo esplosivo militare era una borsa molto più leggera, che avrebbe potuto portare anche una donna, attenzione, anche una donna, e dopo spiego perché dico anche una donna. E dico, anche Coppe fu in qualche modo, come dire, richiamato all'ordine. Cioè, qui stiamo veramente vivendo un clima spaventoso in cui io stesso che vengo qua, ho fatto il parlamentare, ho visto le carte, so chi c'era quel giorno a Bologna, le ho riportate, oggi che non ho più l'immunità parlamentare e vengo qui a parlare con voi, io domani esco da qui, posso prendermi anch'io una richiesta di indagine per depistaggio. Depistaggio, signora, sono 4-8 anni, adesso non so cosa sia. Cioè, vuol dire, stiamo vivendo una brutta... Le faccio una domanda, perché appunto dobbiamo stringere, sì. E poi voglio arrivare... perché dice una donna? Perché quel giorno, accertati dagli atti parlamentari, a Bologna c'erano due persone sicure che sono Cram e la Frolic del gruppo di Carlos. Poi, da un documento dell'FBI, c'erano anche due cittadine con passaporto venezuelano, in realtà dice il documento dell'FBI, documenti falsi appartenente al pacchetto di passaporti usati dal gruppo Carlos in altri attentati fatti dal gruppo stesso. Quindi due sicuri accertati, perché si sanno, ma è cosa nota, e altre due che dal documento dell'FBI erano presenti quel giorno. Quindi sono tre donne e un uomo. Attenzione all'86ª vittima. Però la pista palestinese è stata indagata dalla procura ed è stato... Allora, io ho letto le conclusioni del dottor Ceri. Allora, che la pista sia stata indagata dalla procura, voglio dire, io porto il massimo rispetto per il dottor Ceri, però il dottor Ceri scrive nella richiesta di archiviazione fatta da un PG che ha aspettato il giorno prima di essere trasferito a Perugia di archiviarlo, cioè non ha avuto il coraggio di farlo durante il giorno prima di andare via, l'ha archiviata. Il dottor Ceri dice, effettivamente, il dottor Ceri dice due cose, a mio parere, molto... Nell'archiviazione. Molto interessanti, che chiaramente però demoliscono la sua cosa. Prima, che il lodo Moro non è certo. Allora, io penso che ormai, vuol dire, è uscito anche recentemente un libro di una importante studiosa di origine ebraica sul lodo Moro, ormai credo che tutti quanti siamo certi che ci sia, no? La seconda cosa è che Cram, effettivamente, quando venne a Bologna, voi sapete che non si fece interrogare, ma fece delle autodichiarazioni, un'autodichiarazione. Il dottor Ceri, con grande onestà devo dire, scrisse effettivamente quello che detto Cram ha molte incongruenze. Questo è quello che dice. Però non hanno voluto spingere oltre su Cram, la Frolic e sulle altre cose. Ed esce da tutti i processi, cioè sistematicamente quando la difesa lo ripropone, non lo vogliono trattare. Oltretutto ricordo a tutti che il COPASIR, presidente Conte, all'unanimità ha chiesto la desecretazione del famoso carteggio del colonnello Giovannone dal centro di Beirut delle nostre intelligence SISMI, che era stato prima era segreto di Stato per la questione dei due giornalisti scomparsi, Italo Toni e Graziella De Palma. Vengono posto il segreto di Stato da Craxi nel 1994,
cade quel segretario di Stato, vengono risecretati, non come segretario di Stato, quindi in realtà i giudici di Bologna possono chiederlo se vogliono, e tutti i documenti di quel centro del sisma di Beirut, che è fondamentale perché è lì che nasce il Lodo Moro, e quindi è lì che ci sono tutti i messaggi su Bologna, eccetera, eccetera, vengono risecretati, e quando il sisma, e quando il COPASI, l'organismo di controllo del Parlamento, cioè, chiede alla nominalità di segretarli, Conte risponde in questi termini: gli italiani non sono ancora pronti a conoscere la verità su Ustica e Bologna. Io non so appunto che cosa potete aver recepito da questa nostra intervista e da questa trasmissione. Per quanto ci riguarda, noi il nostro lavoro lo facciamo ed è stato quello di proporvi in primis la sentenza, quella che è la realtà e la verità processuale uscita dal processo e dal terzo processo, diciamo, sulla strage alla stazione di Bologna, e questo ve l'abbiamo proposto. E poi c'è una storia che ci ha raccontato l'ex deputato, l'onorevole Raisi, in studio qui con noi, una storia che fa riferimento a questa due commissioni d'inchiesta parlamentare che hanno una verità diversa da quella processuale. La famosa pista palestinese di cui vi ha parlato adesso l'onorevole Raisi, a noi sembra giusto riportare anche questa. E non crediamo di aver fatto opera di depistaggio questa sera, perché comunque sia... Io vi voglio ringraziare, perché posso dirvi, io so cosa costa fare libera informazione in questo senso. Questo è un tema che a Bologna non vuole trattare nessuno, è un tema molto delicato. Lei si sente solo, volevo chiederle questo da ultimo. Mi sento molto solo, faccio un esempio. A Bologna, l'ho detto prima, l'Unione delle Camere Penali non ha detto nulla di quello che è successo, che in un processo normale... A Bologna il centrodestra è totalmente silente di fronte ad una... fatti che dovrebbero, come dire, in qualche modo scaldarlo, è totalmente silente e ha paura. Questa dimostrazione è quello che ho sempre detto io, che a Bologna l'opposizione non esiste. Cioè, in realtà qui c'è tornato il partito padre e padrone. Vede, io il PD, che è erede del Partito Comunista, lo capisco, fanno il loro mestiere. C'è chi ha fatto una carriera politica con la strage di Bologna, non so se mi spiego. Quindi c'ha una sua logica. Quello che non capisco è il silenzio dall'altra parte, cioè la paura. Cioè, nessuno ha raccolto il testimone mio di questa battaglia. Tutti, attenzione, non parlo di un partito o l'altro, parlo di tutti. A Bologna sono tutti silenti. A Bologna preferiscono fare un bacchetto sul solito incidente tra immigrati, casomai che arriva quello del centro sociale che li butta per aria, prende due preferenze, due votini. Cioè, questo è il centro destra di Bologna. Si fanno la gara sulle preferenze, sulle cose. Ma quando si tratta di parlare di politica vera, perché qui c'è la politica, la storia del nostro paese, qua, è qua. Perché questi dicono che è stata la CIA, l'Occidente, la cosa, cioè dietro c'è un discorso politico, non è che sia una cosa semplicemente del criminale Bellini a cui non gliene frega niente a nessuno, che per quanto mi riguarda se lo mettono in prigione e buttano via la chiave mi fanno un favore. Qui parliamo di tutta la politica anti-americana, anti-occidentale, eccetera, che sta dietro a questa idea del fatto che la strage è stata fatta dai servizi piduisti legati a Washington, eccetera. Quindi qui c'è politica. Questi hanno, però non porta voti. Ecco, questo sì, non porta voti. Raisi, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi per questo coraggio vostro. Noi ci fermiamo qui questa sera, torniamo giovedì prossimo, sempre alle 21 su ETV con Dedalus. Arrivederci.